Ciao a tutti e benvenuti. Dunque, con la conferenza stampa del nostro allenatore Stefano Pioli, che avete potuto vedere su Milan TV, sulla app ufficiale del Milan, sul canale ufficiale Twitch del Milan, è iniziata l'operazione Lazio-Milan. Speriamo che sia un'operazione, nel senso che l'operazione presuppone un blitz vittorioso o importante. In realtà bisogna fare i conti con una Lazio che metterà in campo i suoi migliori giocatori. Avevo letto dopo la sconfitta di Napoli che Simone Inzaghi avrebbe valutato ad esempio Lucas Leiva e Luis Alberto, se non fossero stati al 100% non li avrebbe schierati. Invece risulta che la Lazio metterà gli 11 migliori, fra cui Lucas Leiva e Luis Alberto. Noi sostanzialmente, tranne Ibra, ci siamo tutti, ma di questo adesso parleremo nei dettagli. Alla vigilia di un turno di campionato che naturalmente viene presentato con tanti particolari e tanti approfondimenti da OneFootball, OneFootball con le sue notizie italiane, europee e mondiali, e soprattutto con la sua app che io ho scaricato, che io ho, di cui usufruisco regolarmente. Partite, eventi live, l'app di OneFootball è assolutamente gratuita, nella descrizione di questo video c'è e la potete scaricare. Dicevo, tranne Ibra sostanzialmente ci siamo tutti. Mi son fatto l'idea che Theo Hernandez, a meno che non succeda qualcosa nella rifinitura, ma nulla succedendo nella rifinitura, dovrebbe essere convocato e potrebbe anche giocare. Tomori potrebbe essere convocato, ha avuto una cosa lieve ieri, però non preoccupa perché, anche se ha avuto un lieve problema, Romagnoli sta bene. E Romagnoli ha motivazioni, Romagnoli è importante che stia bene dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Questo è, e quindi ricordo sempre il Romagnoli di Lazio Milan in Coppa Italia, quindi questo speriamo possa essere anche un buon segno. Mandzukic, io non so se giocherà dall'inizio Mandzukic o Leao. Però ho la sensazione che vi giro, per quel che vale, che il Mandzukic di questa settimana, dal Sassuolo in poi, è un Mandzukic cresciuto in autostima. Che cosa credo di aver capito del centravanti croato? Che se lui sente, percepisce in allenamento di essere strong, di essere forte, di essere tonico, allora anche il suo atteggiamento esterno è più carismatico, è più carico, e la sensazione è che da quando è al Milan, quindi non nel corso della sua carriera, perché la sua carriera ha avuto dei momenti top veramente molto importanti, ma da quando è al Milan Mandzukic si trovi nel momento psicofisico migliore. Mi auguro che sia così, mi auguro che questa sensazione venga confermata e mi auguro che questo si traduca in qualcosa di positivo, di importante per la squadra. Quindi queste sono le sensazioni che condivido. Sto facendo questa chiacchierata con voi prima che si giochi Fiorentina-Juventus, quindi non so se la Juventus ci supererà o meno dopo questo video. Anche dovesse essere, teniamo conto del fatto che anche all'andata, poco prima di Milan-Lazio, eravamo stati superati dall'Inter che aveva vinto a Verona, ma siamo andati in campo contro la Lazio con una formazione rimaneggiatissima. Avevamo a centrocampo dall'inizio Tonali e Krunic, perché si erano infortunati tutti, sia che sì che Bennacer, anzi che si era squalificato, non infortunato, e Bennacer infortunato. Eppure, con spirito, con voglia, siamo andati a vincere la partita 3-2, pur subendo un fischio da rigore per un non intervento di Kalulu su Correa. Cioè Kalulu, da fermo, in posizione di attesa di un calcio d'angolo, mette il piede a terra. Mettendo il piede a terra per trovare la sua posizione, incoccia, sfiora il tallone di Correa. Correa cade tarantolato, rigore. Se avessero dato quel rigore lì a favore del Milan, sai i sondaggi, sai le interviste di qua e di là, insomma. E quindi dobbiamo, ecco, al di là degli incisi arbitrali e degli incisi social, dobbiamo ritrovare lo spirito di quella partita d'andata, dove siamo andati in campo sotto schiaffo e piano piano, con spirito di sacrificio, con sofferenza, con capacità di affrontare le situazioni della gara, ne siamo venuti fuori. Mi ha fatto sorridere stamattina leggere una cosa, ma ne parlo, dai, anche con gli interisti che seguono i video, su, con calma e senza incazzarsi, a livello di battuta innocente. Ho letto: Bell'Inter è un po' fuori dalla vicenda Superlega, un po' più fuori delle altre perché ha versato meno denaro a livello di iscrizione. Vedi che
Vedi che non averne porta bene. È una battuta, ragazzi, su. Dai, si può anche sorridere. Vedi che non mettere una lira a volte porta buono. Ci siamo capiti, ma ripeto, è una battuta innocente. In ogni caso, politicamente c'era anche il simbolo dell'Inter nel comunicato Superlega di una settimana fa, sulla quale non voglio tornare. Adesso andremo incontro ad un periodo di dichiarazioni da una parte, dichiarazioni dall'altra. Però ecco quello che io voglio vedere. Ora, la Superlega come istituzione, chiaro, ha esordito male, non puoi fare una cosa così con un comunicato. Una cosa così deve avere una narrazione, un evento, deve passare in maniera diversa, deve preoccuparsi di arrivare come percepito nella maniera giusta ai tifosi. Quindi la Superlega, per carità, è partita male. Però i problemi del calcio oggi ci sono. Diciamo che contro la Superlega, c'è un carrozzone carico di ipocrisia. Questo l'abbiamo visto, vedo che anche i tifosi del Milan che mi scrivono sono sostanzialmente d'accordo. E dico però che adesso voglio vedere la UEFA comportarsi come istituzione, non come setta. Perché ho la sensazione, da qualche passaggio, da qualche atteggiamento, che più che ritrovarsi di fronte a un'istituzione, ci ritroviamo di fronte a una setta. E solo appena nomino setta, tutti i cagnoloni delle belle ville che si trovano nei pressi di Milanello, che sono qui vicino, si fanno sentire. Mi sposto anche un attimo, sapete com'è, perché qui riesci a scappare al Covid, ma magari non scappi a un Rottweilerone che ti spunta addosso. No, ma stanno abbaiando fra di loro. So che queste cose vi piacciono e naturalmente fanno parte anche loro del video. Mi sposto perché ho paura e ve lo dico in maniera molto molto trasparente, molto molto chiara, tanto il cartello di località sta lì dietro e non succede niente. Quanto mi sfotterete per questo passaggio. Però, per tornare seri per quanto possibile, dobbiamo evidentemente adesso far fronte a un periodo di schermaglie, di dichiarazioni di qua, di dichiarazioni di là. Noi dobbiamo pensare al nostro, cioè pensare al calcio, pensare al pallone e pensare ai risultati. A Milanello, da questo punto di vista, c'è serenità. A Milanello, il chiodo fisso è solo il campo. La squadra non è minimamente né contaminata né disturbata da voci, controvoci, ipotesi, scenari, controscenari. La squadra c'è, la squadra è concentrata e va attesa la prova del campo. Certo. Chiaro che andare a Roma con la Lazio con Ibra è un conto, andare a Roma con la Lazio senza Ibra è un altro conto. Però qui io voglio vedere il gruppo, voglio vedere il gruppo che ho sempre visto. Voglio vedere il gruppo che ho visto in tanti passaggi. Noi abbiamo vinto tante partite senza Ibra. Ad esempio all'andata con la Lazio. Dite una Lazio diversa, non lo so, a me sembra più o meno sempre la stessa Lazio quella di questa stagione. Comunque una squadra forte, una squadra che merita rispetto e che merita attenzione. Quindi vi prego di soffermarvi sulla sostanza che ho cercato di sottolineare in questo video e non sul passaggio sui cani nei vostri commenti. Fatelo per me una volta. È domenica, dobbiamo essere più buoni dopo essere stati a messa. E quindi questo. Però è fondamentale veramente domani stare vicini ai ragazzi. Noi ci ritroviamo dopo la telecronaca, qui per fare la nostra chiacchierata e speriamo naturalmente di essere di umore migliore. Avete visto che appena mi sono spostato i cani hanno finito di abbaiare. Spero di essere di umore migliore rispetto ai cagnoloni che ho avuto attorno per qualche istante nel corso di questo video. Fate i bravi e non infierite. Ciao a tutti.